Di Chianti c'è una dimora di charme, che è questo vostro hotel antico, bello, centrale. Questa è la terra dei grandi vini, la terra delle colline con un grande fascino, e qui ha dormito persino l'ultimo re d'Italia. Ecco, come si amalgama tutto questo fascino e tutta questa bellezza? Sì, dunque, il Palazzo Leopoldo fa parte di un piccolo gruppo di hotel, quattro hotel, la Rosso Hotels Group, che ha quattro dimore storiche. Quindi il filo conduttore del nostro gruppo è proprio quello di aver creato degli hotel in dimore storiche. Il Palazzo Leopoldo è il secondo hotel della catena creata, un po' per caso, diciamo. Io sono ingegnere civile, e quindi il mio primo lavoro era quello di ristrutturare e conservare, perché mi piace, insomma. Una delle basi è quella di conservare la storia, e appunto il Palazzo Leopoldo vive di, ormai dal cominciò a nascere nel 1300, già in documenti storici del 1400 si trova appunto scritto del Palazzo Minucci all'epoca, che era di proprietà dell'Istituto degli Innocenti di Firenze, e veniva usata come ospitale proprio per i cittadini che da Firenze a Siena camminavano, insomma, facevano... Era un albergo già all'epoca? Sì, già all'epoca funzionava come albergo. E poi negli anni la famiglia che lo stava gestendo per l'Istituto degli Innocenti lo acquista e lo trasforma in fattoria. Quindi era una cosa molto importante per l'epoca, perché avere la fattoria nel centro paese, con 28 poderi intorno nella zona del Chianti, ovviamente, era da famiglia nobile, tra virgolette. E chiaramente la storia va avanti, e avere la fattoria nel centro paese è un non senso. Quindi era una locanda in un certo senso. Sì. Da locanda a fattoria... Fino a che dopo la metà degli anni dell'Ottocento si trasforma in casa privata. Casa privata fino al 1999, in cui arriviamo noi, ci inseriamo in questa storia così. Il palazzo mi rimane subito, mi affascina fin dal primo momento in cui entrammo dentro. Vedo l'hotel. Hotel molto particolare, direi, perché poi ogni camera fa storia a sé, e abbiamo cercato proprio di conservare l'atmosfera dell'epoca, e lo apriamo nel 2001. Per ritornare ai personaggi storici, come diceva prima, appunto, sì, ci sono due personaggi che hanno fatto anche la storia della casa, Leopoldo II di Toscana, e appunto da lì che nasce il Palazzo Leopoldo, che fece l'onore di venire in visita alla famiglia Minucci nel 1837. E il secondo importante episodio, insomma, di incontro con la famiglia Minucci è appunto dell'ex re d'Italia, che subito, proprio nella seconda guerra mondiale, prima di essere esiliato poi dall'Italia, fece l'onore di visitare la casa. Oggi quello che stupisce per la bellezza è, innanzitutto, complimenti anche per l'attenta ristrutturazione. Ogni camera effettivamente fa storia a sé, ci sono delle suite bellissime, e c'è questa vista meravigliosa sul Chianti. Diciamo, questo è un punto d'appoggio per andare a scoprire i castelli, i produttori di vino, le trattorie, insomma, per passare un bellissimo weekend o una vacanza in uno dei posti più belli del mondo, perché qui arriva gente veramente da tutto
tutto il mondo. Vogliamo ricordare anche gli altri vostri hotel e dove sono? Sì, io dico sempre, sono 4 hotel e 2 location un po' differenti. I primi 3, appunto, uno dei quali è il Palazzo Leopoldo, sono nel centro del Chianti, a Radda in Chianti. Il secondo hotel è il Palazzo San Niccolò, che è qui a 50 metri, proprio sulla piazza principale del paese. Da una parte c'è il Palazzo Leopoldo, dall'altra il Palazzo San Niccolò, altra dimora storica risalente al 1600. Il terzo hotel, che è qua nella zona, è a 4 km dal Radda in Chianti, è l'ultimo mulino, il primo poi nato della catena, l'abbiamo ristrutturato e aperto nel 1997. L'ultimo invece nato, e va un po' fuori dal Chianti, ma sempre qua in zona, nella Valdelsa, e a Colle di Valdelsa, è il Palazzo San Lorenzo, e con una storia anche quella che nasce nel 1600, era l'ex ospedale della cittadina di Colle Valdelsa, fra l'altro famosissima per il cristallo, perché è la prima produttrice di cristallo in Italia. Il Palazzo San Lorenzo è aperto nell'aprile 2010, quindi relativamente nuovo. È un po' più grande, diciamo. Io dico sempre che i 3 hotel del Chianti si fondono insieme e diventano il Palazzo San Lorenzo. E poi un po' l'evoluzione anche mia, che sbagliando si impara, e quindi si cerca sempre di migliorare. Certo, tra l'altro voi siete una famiglia, quindi diciamo date un tocco anche molto personale ai vostri hotel. Qua sembra veramente di soggiornare in casa, sembra di stare in una dimora patrizia, dove si viene accolti tra l'altro con una colazione splendida, con piccole attenzioni che magari nel grande hotel generalista non capitano, no? La ringrazio, mi ha fatto un assist, e questo poi la nostra forza, insomma, è quello di... la famiglia è tutta impegnata, mio padre, mia madre, mia moglie e speriamo mio figlio. Questo è Chianti, Radda in Chianti, uno dei posti veramente più belli del mondo, dove poter passare alcuni giorni di riposo, di relax e vedere tante belle cose, a cominciare dai begli alberghi e dalla piacevolezza di un soggiorno veramente unico. Grazie, grazie mille.